nazionale è un'idea che in qualche modo assomiglia a quella tua riflessione del Parco dei Principi del 78, in cui l'idea della TV come industria nazionale, non come edicola di messaggi propagandistici, non come partiti, ma come industria, come piattaforma di produzione in cui un paese deve in qualche modo basarsi. È in qualche... Ovviamente stiamo parlando di un'altra fase economica, sociale, stiamo parlando del 78, ma lì c'era anche questa radice, questo sforzo di andare al di là, di vedere la televisione come era negli anni 60, immaginarla come poteva essere negli anni 90, se non 80. Sì, però c'era, come dire, un errore di sopravvalutazione nell'analisi che fece allora della capacità, delle potenzialità del mondo dell'editoria. Dell'editoria, della carta stampata. Io pensavo che i soggetti sarebbero stati quelli che allora in quel momento si erano affacciati sul mercato produttivo televisivo, e cioè Rizzoli, Mondadori, Brusconi e Berlusconi. Pensavo a loro come interlocutori e destinatari di l'idea di una quarta rete consorzio di privati. Invece, come noto, sono stati tutti rilevati da Berlusconi perché non erano stati capaci di creare un'industria televisiva, gli editori di carta stampata, gli editori di libri. Gutenberg non era all'altezza di Google, neanche Google, come si può chiamare, di McLuhan. Hanno fatto e ha vinto Berlusconi. Va bene, ma quello che pensavo allora, quindi era questo, insomma, è intanto di porre fine al monopolio di Stato sulla televisione, che mi sembrava francamente un'aberrazione. Sì, lo so che gli altri dicono, ah, ma però in Francia c'è, in Svezia c'è, in Germania c'è, c'è per quasi dappertutto. Poi più o meno tutti sono stati superati. Ma è un po' diverso un monopolio di Stato su una televisione in uno Stato che è uno Stato regolatore e non uno Stato impiccione e partitizzato. Cioè, la partitocrazia in questo paese purtroppo è stata una cosa seria, molto seria, drammatica a un certo punto, e non ne siamo ancora del tutto fuori, viviamo una degenerazione del sistema partitocratico. Abbiamo per l'appunto una partitocrazia senza partiti, cioè un vero schifo, perché non esistono più i partiti, non c'è più partecipazione, pochi ideali e ancor meno idee. Sbandierare un ideale è più facile che avere un'idea. In compenso si è compiuto poi l'estremo paradosso, insomma. La Prima Repubblica è crollata sotto l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. I partiti, sì, si rubava per i partiti. Questa è l'accusa e su questo è crollata. Adesso si ruba ai partiti. Cioè, l'impensabile è accaduto, perché con tutti i suoi enormi vizi e difetti, quella Repubblica, quella democrazia era una cosa seria perché c'erano per l'appunto dei partiti. Poi il problema è che questi partiti hanno un potere abnorme. Adesso il potere abnorme è rimasto, ma non c'è più il contenitore democratico di questo potere. C'è stata una privatizzazione dei partiti, oltre che della politica. Sono tutti i partiti personali o di come li chiamano in Russia? Di
gli apparatnici. Sì, la nomenclatura. Oligarchi. Ah, gli oligarchi. Vabbè, in Italia. Certo. L'Italia non la si capisce se la si guarda solo con occhi occidentali, è la storia. Adesso le cose sono un po' cambiate, c'è molta più confusione, molta più fragilità del paese. Ma finché c'è stata una struttura di paese, quel paese lo capivi se guardavi da ovest ma anche da est, perché era un paese un po' in via di sviluppo, che aveva un po' quelle caratteristiche. Se vuoi, tra paese emergente, come potrebbero essere oggi il Brasile, l'India, la Cina, tra paese emergente e paese dell'est, una forte struttura pubblica, ovunque, nel sistema economico. Si è cominciato a parlare di privatizzazioni con noi, con gli anni Ottanta, e ce n'è stata una alla televisione. E poi adesso tutti lamentano, sì, però allora fu una rivoluzione, in qualche parte. Cioè, Canale 5 ha rinnovato anche all'inizio il linguaggio, comunque ha allargato una platea e un modo di produrre televisione più semplice, più commerciale, quindi con tutti anche i limiti. E la RAI che poi è andata dietro, perché è andata dietro a stare sul binario. Ecco, qualcuno dice che quell'operazione degli anni Ottanta fu analoga a un'operazione quasi da guerra preventiva che fece un pezzo di DC alla fine degli anni 50, un filone storiografico lo accredita, in cui prima di andare al centro-sinistra compì questa operazione di scegliere il consumo come elemento trainante dell'economia italiana e non il lavoro. La televisione alla fine degli anni 50, Carosello del 57, divenne la grande trascinamento insomma, dell'Italia al consumo. Il consumo individuale accelerò quella che De Vita chiama la cetomedizzazione del paese, sottraendo figure sociali decisive al blocco riformatore della sinistra. Negli anni Ottanta ci fu un'operazione che qualcuno potrebbe chiamare di rivoluzione passiva, in cui la valanga di spot pubblicitari resero insomma, questo paese una delle più straordinarie laboratori di consumo insomma, d'Europa in tutti. Ecco, queste due operazioni, insomma, tu le vedi insomma, parallele, una DC che avvia questo processo di cetomedizzazione del paese, tagliando i picchi sociali sia in su che in giù e usando il consumo come grande livella, gli anni Ottanta un'operazione analoga in cui dopo i conflitti degli anni 70 tutto si ricompone in questa placenta di un consumo. Sì, adesso non siamo in un'epoca in cui non c'erano ancora le bolle speculative, i mutui subprime, tutte queste cose orribili, perché i consumi sono aumentati i redditi, sì. Vogliamo Fanfani, no, certo. è lui che dà la spinta vera, attraverso un'operazione dirigistica e pubblicistica, il piano casa, e in questo rientra anche la televisione, strumento di educazione delle masse, faceva scuole contro l'analfabetismo, la televisione, no? E poi via via, eccetera. Detto questo, io non mi sento di erigere un monumento a Bernabei per tutto, perché sono tante cose da retrogrado, tanta pazienza, e la comunicazione politica era ingessata, ingessatissima. Io gli ho parlato, lo conosco, ma per la morte, cioè, non è questo il punto, però che sia stato il suo una guida evolutiva, no, non direi proprio, ha rallentato e chiuso molte cose invece, e proprio ha impedito uno sguardo critico sulla realtà politica, e lui non tutelava soltanto la DC, tutelava quel sistema in cui la DC regge. Cioè, l'operazione è complessa, cioè,
faceva sistema la DC, non faceva soltanto la sulla propria parte. Non a caso Bernabei nominava anche i rappresentanti degli altri partiti, diceva Tizia, se tu ti scrivi, questo ti scrive, no? Bravissimo sotto il profilo politico. Quello è un potere unitario. Potere unitario, democratico, è unitario. Democristiano. E poi sì, sappiamo che sono stati socialisti a articolarlo, tanto criticato Enrico Manca, comunque introdusse un principio dialettico dentro la RAI, la radio televisione, il canale socialista, laico-socialista, poi alla fine anche quello comunista, insomma. No? Io non credo che questo sia stato male, cioè sta a sinistra. Rimpiangono Bernabei, non criticano la lottizzazione. Rimpiangono tutto. Anche Bernabei. Come la verde la sì, mia madre. Preferiscono Bernabei a quando sì, i socialisti sì. Gli hanno dato una rete per loro. Ecco, ma questa scelta del consumo come elemento sostitutivo del lavoro. Ma scusa, quale altro sistema? Ma no, perché tu usi questi schemi un po' radicali, no? Io non credo che sia così, che sia bianco o nero, non credo. Ripeto, il consumismo è stato reso possibile dal fatto che sono aumentati i redditi del lavoro dipendente, e questa spinta da Fanfani, i socialisti, insomma. Però direi che è soprattutto Farina del suo sacco. E questo ha creato una società diversa, certamente sono aumentati il peso dei ceto medi, perché si contraeva la base operaia, per tutte le ragioni che abbiamo indagato prima, insomma, è cambiato il pubblico, non c'è dubbio. Allora la guardavano tutti in televisione, tutti, no? Le cifre fossero impressionanti. Ricordo il tribunale politico, se c'era avessero partecipato 15 milioni di spettatori, quando parlava appunto Fanfani o Moro o Berlinguer, erano cifre tanto che scarse. Non si scherzava con la partecipazione. Quella era la società di massa, in tutto, media di massa, lavoro di massa, consumo di massa. E politicizzato al massimo. Dunque, qual è l'elemento che scompone gli altri di questo elenco che ti ho fatto? Lavoro di massa, consumo di massa, media di massa. Qui c'è la differenza tra un comunista e un socialista. Credo sia stata ancora la televisione. Tu dici quello scompone, non è che la scomposizione del lavoro rompe gli altri specchi, fa fiorare una domanda diversa di differenza. Che esigono risposte troppo sintetiche che non ho, non riesco, non... C'ho bisogno, cioè di... Berlusconi non è in qualche modo il corrispettivo dei 40.000 della FIAT. No, io non credo a questo tipo di storia, io sono un umanista, purtroppo, per fortuna sono un umanista, credo molto nel fattore umano. Berlusconi è uno che si è creato la sua storia, non è prodotto da una storia, come non lo è Craxi, non è prodotto di una storia. No, io penso che gli uomini fanno la storia, non la storia faccia loro. Credo molto. Qui che Faber, fortune sue, insomma. Sì, abbastanza, insomma, alla fine il fondamento è quello. Sono un individualista metodologico. Per cui non pensi che ci siano delle condizioni materiali che rendono un fenomeno plausibile rispetto all'altro? No, questo è un altro modo di porre la stessa questione, in modo diverso. Non credo che esistano delle forze economiche, sociali, culturali, le industrie, una volta i partiti, che erano industrie culturali, no, oltre a tante altre cose. Io ho fatto industria culturale per anni. So bene. Farina del mio sacco ed era energia pompata da un ambiente abbastanza giovane, intellettuale. Però tu avevi un riferimento sociale che non era lo stesso che aveva Bettino quando andava a fare militanza a Sesto San Giovanni.
tu avevi davanti, anzi, proprio i prototipi, il bonsai di un'Italia svincolata da... Ho 10 anni tra me e Bettino, e quindi il tempo era scorso, e alcune cose non sono cambiate, però lui anche era legato ai fenomeni innovativi di Milano. No, ma infatti ho capito, però tu ne eri... Erano ancora molto materiali, Milano diceva sempre, Milano così non si può sviluppare, sarà che soffoca. Ormai i confini sono quelli che sono, si può sviluppare solo in su o in giù, grattacieli e metropolitane lui le concepiva come città sotterranee, grandi mercati in parte, certo. Chicago, no, da noi meno, sì, certo.